Il luogo dove nasci e cresci è la tua terra. È un posto speciale, un piccolo mondo perfetto, quello che vedi per primo e che ami. Ne conosci ogni suono e ogni profumo. Ogni cosa parla il tuo stesso linguaggio e tu lo comprendi perché ti appartiene. È un mondo che ti protegge e ti rassicura. Vienno è il mio paese. I suoi colori sono le mie radici ben piantate nella terra e la mia anima espansa nell'aria. Sono le mani sporche di lavoro di mio padre, il sorriso stanco di mia madre, le voci della contrada, la mia gente che parla, che ride, che si affatica, che resiste e che si addolora. Tutto è in comune finché c'è condivisione. Sono i vicoli silenziosi, le case di sasso, il vociare dei bambini, il chiacchiericcio delle donne al lavatoio, il silenzio sacro delle chiese e il luogo di pace del Colle della Maddalena. Bienno è il susseguirsi sempre uguale del tempo, scandito dal metronomo secco del maglio. Un piccolo mondo, e intorno le montagne a proteggere i sogni, i desideri e i pensieri. Protese a troccare il cielo in una comunione della natura, a metà tra la terra e l'infinito, come a voler unire in un unicum chi c'è e chi non c'è più, chi se n'è andato altrove emigrando e chi è rimasto. Fu lì, nel borgo dove tutto si è fermato, che io aprii gli occhi sul mondo. Piccolo borgo, nella seconda metà del XIX secolo, si caratterizzava per un'agricoltura povera, unita in maniera originale alla tradizionale attività di lavorazione del ferro che avveniva nelle fucine con l'utilizzo di pesanti magli mossi dall'energia idrica generata dal fondamentale ed esteso percorso del Vaso Re. Lena Hida la piccinina, Lena bella pina. Che bella amor. Lena Hida la fiola dei commensoli. Lena Pina, la mamma la sta bene. E offre di lì, gli è fo della grascia della felicità. Adesso menù, dico la Carlo. Le prope in dono del Hignur. Ha dato alla luce una nuova vita. Proprio
Ecco che cosa Laura. Non tenetemi sulle spine, Teresina. È nato o è nata? È una femmina, Carlo. Una bella bimba sana. Ah. Beh, vorrà dire che invece di lavorare in cucina, darà una mano in casa alla mia anima. Per ora penserete a crescerla. Poi si vedrà. È un dono fatto io. E lui ci indicherà la strada per tirare avanti anche con una bocca in più da sfamare. Andiamo. Non vedo l'ora di abbracciarle. E poi voglio avvertire Donaggio, perché la battezza è su. Il giorno dopo venne celebrato il battesimo e la piccola fu chiamata Caterina. Il battesimo è il primo dei sacramenti. È il fondamento di tutta la vita cristiana. Il battesimo ci fa entrare nel popolo di Dio, ci fa diventare membri di un popolo in cammino, un popolo peregrinante nella storia. Con il battesimo il popolo cristiano cammina nel tempo, come un fiume che irriga la terra e diffonde nel mondo la benedizione di Dio. Il battesimo è il ponte che Gesù ha costruito fra sé e noi, la strada per la quale si rende a noi accessibile, è l'arcobaleno divino sulla nostra vita. La vita è un cammino incessante. In questo cammino non siamo soli, c'è Lui che cammina con noi. La vita è un cammino di continua resurrezione e di maturazione verso la luce che è Dio. E così Caterina entrava a far parte della famiglia Comensoli. Una famiglia semplice, permeata di affetto e di fede cristiana, che nutriva con la preghiera comune e coltivava con la regolare partecipazione ai sacramenti e alle funzioni religiose in parrocchia. Caterina, sesta di 10 figli, univa alla bellezza fisica un'intelligenza pronta e un temperamento vivace, esuberante e tuttavia capace di riflessione, tanto che spesso, nel bel mezzo del gioco, sin da piccola, lasciava tutto e si ritirava a pensare in camera sua. Fin da bambina, Gesù continuava ad istruirmi e ad attrarmi in maniera irresistibile. Gesù mi faceva sentire dentro al cuore un grande desiderio di amarlo intensamente, al punto di non resistere al desiderio di accostarmi al Santissimo Sacramento. Una notte mi levai per tempo e, preparatami alla meglio che mi era dato, al suono dell'Ave Maria mi portai nella chiesetta vicino alla nostra casa, dove conservavasi il Santissimo Sacramento. Ritta in piedi sulle balaustre, il sacerdote mi comunicò. Nessuno mi vide. Quella comunione furtiva fu un'emozione incredibile. Rimasi poi per più giorni sotto l'azione sconvolgente di quell'incontro straordinario. Nel tempo si fece sempre più seria, più raccolta, assorbita dal solo pensiero di Gesù, presente nel sacramento dell'Eucarestia. Nei momenti liberi andava in parrocchia, visitava i poveri, raccoglieva le giovani alle quali insegnava a pregare,
le istruiva nel catechismo, donava saggi consigli. Con loro faceva gite sul colle della Maddalena. Disposta e sarò sempre disposta ad aiutare la mia famiglia, ma in realtà ho altri progetti. A dire il vero, a me piacerebbe, sì, insomma, per me sarebbe bello portare qui sul colle il simbolo dell'Eucaristia, e così che tutti possano lodare Gesù. Ma Caterina, sempre e solo chiesa, ogni tanto sembri persino assente, immersa nel tuo mondo di preghiera. Io invece penso a quando metterò su famiglia e a quando diventerò madre. Beh, certo, la maternità è un dono, ma io sono sempre così attenta quando Caterina racconta di Gesù e vorrei saperne di più e aiutarti e seguirti nei tuoi progetti. Il modo in cui spieghi la vita di Gesù coinvolge tanto anche me. E mi immagino che lui proteggerà la mia futura famiglia in un abbraccio spirituale. Io ho un sogno, è un desiderio grande, lo sento come un richiamo forte dentro di me. Fondare un istituto di suore che abbia per scopo l'adorazione a Gesù nell'Eucaristia. Gesù, amarti e farti amare, e diventerà il nostro programma di vita. Attratta ad una vita più perfetta, nel 1862 lascia la famiglia ed entra nell'Istituto delle Figlie di Carità, fondato da Santa Bartolomea Capitanio. Caterina fa concepire di sé le migliori speranze, ma le mirabili e misteriose vie della provvidenza sono diverse. La postulante si ammala e viene dimessa dall'istituto. Dopo la guarigione, a causa delle mutate condizioni finanziarie della famiglia, Caterina fu costretta ad allontanarsi dalla sua casa per andare a Chiari, a servizio della benestante famiglia Rota. Un anno dopo, l'incontro con la contessa Vitali Fè le cambia la vita. A Biello i miei familiari vissero bene. Anch'io passai giorni felici nella nostra residenza estiva, il Palazzo Simoni Fè. Lì mi recavo a trovare mia sorella Barbara e conobbi Caterina Comensoli, che divenne per alcuni anni una nostra preziosa collaboratrice e istitutrice presso la nostra dimora. Caterina, buongiorno. Desideravo giusto parlarle. Lei sa che le siamo estremamente riconoscenti per l'aiuto che dà alla nostra famiglia e all'educazione di nostro figlio. Nei prossimi giorni ci recheremo a Roma e vorremmo che lei ci seguisse. Contessa, per me è un onore vivere con voi. Sono solo dispiaciuta di lasciare da sole per un po' di tempo tutte quelle persone sofferenti che visito ogni giorno. Non potrò recarmi in parrocchia o aiutare le ragazze con il catechismo. Ma di certo verrò a Roma con voi. Il viaggio sarà lungo, ma una volta a Roma avremo modo di incontrare persone importanti che potranno aiutare anche lei col suo futuro. Non accetterò facilmente di vederle fare altre scelte, ma si vedrà.
vivendo in un ambiente dal tono e dai rapporti aristocratici, acquista un certo modo garbato e fine nel trattare le persone. In quegli anni inizia il suo apostolato eucaristico, tanto che a San Gervasio d'Adda fonda la Compagnia delle Guardie di Onore del Santissimo Sacramento. Caterina, donna integerrima, per la famiglia Simonife fu una presenza unica e non mancò di dimostrarsi all'altezza in ogni situazione. Pure a Roma, dove incontrò Papa Leone XIII, che la incoraggiò a rendere fattibile il suo progetto. Santità, mi rivolgo a voi con umiltà per ottenere il vostro consiglio e la vostra approvazione. Dio è carità. Nascondersi in Lui è amare, è sacrificarsi, è dimenticarsi di sé. E io voglio vivere in Dio solo, come Gesù e Eucaristia. Fin da quando sono piccola, Gesù abita in me. Sì, ci hanno raccontato la vostra storia, ma abbiamo bisogno di ascoltarvi. Santo Padre, i tesori da conquistare qui sulla terra sono umiltà, mansuetudine, pazienza, dolcezza, accoglienza e amore. Gesù non cessa mai di amarci. Ogni singolo istante della nostra vita è un suo tratto d'amore. L'Eucaristia è la dimostrazione pratica di ciò che significa amare. Pertanto l'adorazione è scuola di carità. Ho desiderio, Santità, di raccontarle il mio progetto. Io voglio fondare un istituto religioso per l'adorazione. Voglio imparare ad amare, così come ci ama Gesù. Caterina, alzatevi. Le vostre parole rivelano la grande fede che nutrite in voi. Si percepisce un grande desiderio di abbandono nelle braccia di Dio per farsi guidare da Lui. Come possiamo noi non apprezzare e condividere ciò che vi muove a questa aspirazione? Continuate, Caterina, il vostro percorso di fede. Aspirate e lavorate alla realizzazione di questo istituto consacrato al santo pensiero dell'adorazione. E poiché ci hanno parlato delle vostre doti umane, nel raccontare la fede e la carità, nel soccorrere il prossimo con abnegazione, vi chiediamo di aggiungere, oltre alla adorazione, nelle finalità della vostra congregazione, anche un secondo obiettivo: l'educazione della gioventù e della donna nella società. Si impegnò con tutte le sue forze e dal suo incontro con Don Francesco Spinelli, giovane sacerdote ricco di entusiasmo, si progettò la fondazione del nuovo istituto. Il 15 dicembre 1882, Caterina, insieme a due altre compagne, dà origine alla Congregazione delle Suore Sacramentine di Bergamo, con la prima ora di adorazione al Santissimo Sacramento. Due anni dopo, Caterina vestirà l'abito religioso e prenderà il nome di Suore Geltrude del Santissimo Sacramento. Come promesso al Pontefice, Suor Geltrude riuscirà non solo a formare nuove suore, ma anche a provvedere all'educazione e al sostentamento di tante giovani. Don Francesco! Suor Geltrude! Allora, d'accordo, oltre all'adorazione, penseremo a tutelare in modo particolare le ragazze, le donne povere, le giovani lavoratrici, le orfane, in generale tutte le generazioni bisognose di educazione ed assistenza nella giovane età. E non ci dimenticheremo neppure di quanti soffrono perché nati con grandi difficoltà.
Io sono stato educato da mia madre alla carità verso i poveri e i malati. E se sono diventato sacerdote, lo devo a lei. E anche a uno straordinario episodio che mi capitò da ragazzo. Dopo una caduta, con conseguente lesione alla colonna vertebrale, dovetti passare diversi mesi con le stampelle. Ormai ero rassegnato a non più camminare senza supporti. Ma un giorno, mentre pregavo davanti alla statua della Madonna della Salette, mi sentii spinto a lasciar cadere i miei sostegni e davanti agli occhi dei presenti ricominciai a camminare. Da allora iniziai a pensare ancora più seriamente a come ringraziare Dio per il dono ricevuto. Inaugurare questo istituto a Gesù Carestia sarà per me suggellare la grazia ricevuta. In paradiso non si va in carrozza, dunque coraggio! Saliamo al Calvario assieme a Gesù. Egli ci aiuterà a portare la croce. Solo così entreremo nella gloria beata. O patire di qua o purgare di là. Voi siete sulla via. Nel vostro ufficio, per adempierlo bene, spesso vi toccherà usare grande virtù e pazienza. E per esercitarla, a volte occorre usare grande carità, soffrire e fare buon viso a tutti. Parlare quando si avrà voglia di tacere. La nuova congregazione si rivela opera di Dio. Come tutte le opere di Dio, però, deve attraversare la bufera delle avversità. Con grande sofferenza, dopo qualche anno, l'istituto verrà chiuso. Madre Geltrude e Don Francesco Spinelli si divideranno e saranno destinati a vivere in altre differenti dimore. Avanti con coraggio. La vetta è alta, scabrosa, piena di spine. Bisogna sudare, sudare sangue se occorre, ma mai dimettersi. Vivi sempre alla presenza di Dio. Ama il prossimo con grande carità, che abbracci tutti gli uomini. Infine, non intraprendere nulla senza aver domandato soccorso al Padre dei Lumi, perché discenda con la pienezza dei suoi doni. Circondi e penetri il tuo cuore con le sue amorose cure. Superate le prove, l'8 settembre 1891, Monsignor Rota erige canonicamente l'istituto. Qualche tempo dopo, Madre Geltrude e le consorelle rientrarono a Bergamo. Trascorsero 2 anni e l'istituto rinacque più vigoroso e si diffuse nelle diocesi di Bergamo, Milano e Venezia. L'idea di Madre Geltrude delle missioni nel mondo, in quei momenti ancora lontana, negli anni a venire si concretizzò. Nel governo dell'istituto, Madre Geltrude seppe armonizzare bene le 2 grandi doti della fortezza e della suavità. Fu nemica di favoritismi e di parzialità. Sapeva trattare ciascun'anima come se fosse la prediletta. Condivideva le preoccupazioni e le sofferenze di ciascun'anima e sapeva infondere fiducia e incoraggiamento. Nel contempo, sapeva nascondere le sofferenze personali onde mostrarsi sempre serena nel suo tratto con gli altri. L'amore che portava ciascuna delle sue suore non le impediva di manifestare i loro difetti e di correggerli con tanta carità. Le sue predilezioni erano rivolte alle categorie che Gesù stesso aveva predilette: ammalati, giovani, poveri. Il suo motto, Gesù amarti e farti amare,
divenne per tutte le consorelle il suo testamento spirituale. L'opera di Dio è compiuta. L'opera di Gesù è un continuo invito al rispetto e all'amore per la vita, vissuta in tutti i suoi aspetti. Egli stesso è la vita e vuole donare a chi lo accoglie la vera vita. Sulla croce Gesù sacrifica la propria vita fisica per donare all'uomo la vera vita, la vita eterna. La fondatrice ha dato ormai tutte le garanzie di continuità per l'adorazione pubblica perpetua a Gesù sacramentato. Ha trasfuso nelle suore il suo prezioso patrimonio spirituale, che è spirito di preghiera, di sacrificio, di mortificazione, di obbedienza, di umiltà, di carità. Madre Geltrude può quindi andare incontro allo sposo.
18 febbraio 1903, a mezzogiorno, Madre Geltrude, piegando il capo verso la chiesa dell'adorazione, inizia l'adorazione eterna.